Doppio appuntamento con le giornate del FAI d'autunno a Merate. La delegazione Alta Brianza propone per i prossimi fine settimana visite organizzate alla chiesa di Sartirana e a Villa Subaglio. In questa occasione apriremo due beni, tra l'antico e il contemporaneo. Apriremo Villa Subaglio, che sapete appunto essere una villa meravigliosa in una posizione fantastica, e poi la chiesa di Sartirana. La chiesa di Sartirana, che è un progetto appunto dell'architetto ticinese Botta. Le giornate si tengono in questi prossimi due weekend, quindi il 17 e il 18 ottobre e il 24 e il 25 ottobre. Il 18 ottobre, tra l'altro, avete l'occasione di poter partecipare ad una straordinaria conferenza con un ospite veramente d'eccezione, il professor Enzo Grossi, che è medico chirurgo ed esperto di proprio relazioni tra benessere e cultura, che terrà proprio una relazione dal titolo La bellezza che dona salute. Abbiamo riservato dei turni particolari, speciali, riservati ai medici, agli infermieri e al personale sanitario, in particolare dell'ospedale di Merate e delle strutture sanitarie che operano in Merate. È un segno appunto di riconoscenza che il FAI, la delegazione FAI Alta Brianza e il gruppo giovani FAI Alta Brianza vuole fare appunto verso il personale sanitario. Troverete poi tutte le indicazioni anche sui nostri social su come appunto partecipare. Un'iniziativa che celebra anche Giulia Maria Crespi, fondatrice del FAI, nata a Merate e scomparsa pochi mesi fa. Abbiamo deciso di intitolare queste giornate FAI a lei. Giulia Maria Crespi ha dato insegnamenti un po' a tutti i volontari del FAI, direttamente o indirettamente, e questa voglia di continuare a guardare proprio oltre la siepe. Abbiamo scelto una frase dedicata al sogno. Sognare caparbiamente ci permette di andare avanti e di progredire. Penso che sia un bellissimo messaggio, soprattutto in questi tempi così difficili che lei ci ha lasciato. Questa manifestazione doveva svolgerci già a primavera, con le giornate di primavera, purtroppo per le circostanze note si è dovuta rinviare. La rinviamo, le faremo nelle prossime settimane, magari in maniera un po' ridotta, ma siamo certi che sarà un grande evento che è apprezzato dalla cittadinanza e non solo.